Eccoci qua ragazzi, buonasera e benvenuti alla nuova puntata della carrellata della Serie A, dove il calcio viene riassunto a fine weekend. E oggi è domenica e ci andiamo a riassumere tutte le partite di questa terza giornata del nostro campionato di Serie A, partendo dal primo e all'ultimo match giocato fino adesso. Allora, adesso vi dedico tutte. Sassuolo-Verona 3-1 per il Sassuolo, Roma-Milan 2-1 per il Milan, Bologna-Cagliari 2-1 per il Bologna, Udinese-Frosinone 0-0, Atalanta-Monza 3-0 per la Dea, Napoli-Lazio 2-1 per la Lazio, Inter-Fiorentina 4-0 per l'Inter, Torino-Genoa 1-0 per il Toro, Empoli-Juve che si è appena giocata, è appena terminata, ha vinto 2-0 la Juve in trasferta. E poi l'altra partita terminata, Lecce Salernitana, e quindi ha vinto 2-0 il Lecce. Ecco, questi sono i risultati di questa terza giornata di Serie A. E quindi questa volta torneremo dopo la sosta delle nazionali, in cui ci sarà l'Italia, la nuova Italia di Spalletti, dopo l'era Mancini che ci ha pure portato a casa un europeo con la cavalcata trionfante in cui noi non avremmo mai potuto immaginare questa grandissima impresa, ma questa è un'altra storia. Da quando ci sarà la prima partita dell'Italia, dove ci sarà Spalletti, e Spalletti farà il suo esordio da allenatore per le prossime partite di qualificazioni per Euro 2024, ed è lì che bisogna andare a prepararci per poter incominciare ad andare a continuare e proseguire il cammino verso l'europeo. Quindi ragazzi, ci beccheremo dopo la sosta e sosterremo intanto l'Italia per queste due partite durante la sosta delle nazionali. Quindi se il video è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella. Quello spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra puntata della carrellata della Serie A. Ciao, alla prossima.